Ciao ragazzi del Six Pack Challenge, come va? Tutto bene? Allora, oggi parleremo dell'etichetta nutrizionale. Dobbiamo capire che dietro a ogni prodotto c'è sempre riportato un'etichetta in cui è riportato la quantità di chilocalorie che contiene quel prodotto, suddiviso in porzioni. Normalmente vengono indicate per 100 grammi di prodotto, ok? E vengono suddivisi i macronutrienti, quindi suddivisi in carboidrati, grassi e proteine. E dobbiamo scegliere, questo è un tips, dobbiamo scegliere quei prodotti che hanno più proteine, perché le proteine, come sappiamo, aiutano a saziare la fame, aiutano a costruire i muscoli, ok? Bene, inoltre ragazzi dobbiamo stare attenti anche agli ingredienti che sono contenuti all'interno dei prodotti, ok? Allora, gli ingredienti sono elencati in ordine descendente, quindi il primo prodotto che è indicato nell'elenco è quello con la quantità maggiore, ok? Quindi per esempio la farina, no? Quando comprate la pasta, quindi il primo ingrediente è farina di tipo integrale o meno. Anche qua dobbiamo stare attenti, la pasta, quando comprate la pasta integrale, dobbiamo capire quanto è la percentuale di farina integrale che c'è all'interno, ok? E poi, per esempio, quando andate a comprare le uova, okay, il primo numero che è riportato nelle uova deve essere vicino allo 0, perché lo 0, diciamo, ha la qualità più alta, poi arriva l'1, il 2, ok? Va bene, quindi per esempio ci sono quelle biologiche, quelle le uova aperte, allevate all'aperto, quelle in gabbia, ok? Scegliete quelle con il numero inferiore. Poi ragazzi ci sono quei prodotti che magari a fianco al titolo, sottotitolo, comunque c'è scritto senza zuccheri, però negli ingredienti ci sono quelle piccole parole come per esempio fruttosio, glucosio, ok? Maltosio, che vanno a sostituire i zuccheri, però sono alla fine sono sempre zuccheri. Bene ragazzi, allora per altre informazioni non dubitate a scrivere. Se vi è mancato appunto qualcosa da chiarire al meglio, potete sempre scrivere qui tra i commenti e noi saremo lieti di rispondervi. Ci vediamo al prossimo video e un bacione a tutti. Ciao ragazzi.